Quando incontri un artigiano, ricorda, lui sa sempre cosa fare e se non lo sa, trova il modo per farlo. Per questo viaggio potremo prendere in prestito una riflessione di San Francesco d'Assisi. Chi lavora con le proprie mani è un lavoratore, chi lavora con mani e testa è un artigiano, chi lavora con mani, testa e cuore è un artista. E se è vero che un artista è anche, prima di tutto, un artigiano, è altrettanto vero che alcuni artigiani sono dei veri e propri artisti. La figura del maestro artigiano è stata istituita quasi 20 anni fa grazie a una lungimirante intuizione della provincia autonoma di Trento. Incontreremo gli artigiani nei loro laboratori, officine, cantieri. Incroceremo sguardi che raccontano sacrificio, entusiasmo, tradizione, ma non smettono di guardare al futuro. Un valore inestimabile è quello dell'artigianato, che i maestri artigiani possono salvaguardare e rigenerare nel tempo. Maestro artigiano, sapere, fare, trasmettere. Sono Paolo Brendolise, sono maestro artigiano, ecco, sono contento così. Quando e in che modo hai imparato questo mestiere? Premessa, sono figlio d'arte perché mio padre aveva anche lui una ditta, è morto giovane. Ho lavorato alle dipendenze di mio zio per una decina d'anni e poi nell'81 ho fondato la ditta in SNC con mio cognato e dall'84 sono da solo praticamente, ditta individuale. Quindi mattone dopo mattone hai costruito. Ristrutturazione dopo ristrutturazione, non si contano da 40 anni a sta parte, non si contano più. Adesso faccio le cose burocratiche in ufficio, mio figlio va avanti benissimo in cantiere, sono contento e andiamo avanti così. E per me Paolo è stato un buon maestro e tuttora lo è, dato che è sempre presente in cantiere. Mi ha insegnato come organizzarmi nelle varie lavorazioni, indipendentemente da quello che c'è da fare nei diversi tipi di edifici, di qualsiasi data di costruzione, poi anche come comportarmi con gli altri operai, relazionarmi con le altre ditte esterne, organizzarmi ogni mattina con i materiali da prendere e l'attrezzatura. Dove ci troviamo? Qui siamo in un cantiere, stiamo concludendolo, adesso è una bella ristrutturazione impegnativa perché abbiamo dei proprietari diversi sopra e diversi sotto, lavoriamo sempre su sto piano qua e devi praticamente non recare danno né sopra né sotto. Questo è un edificio di quanti anni? Questo è un edificio sicuramente più di 150 anni. E a portarlo con le caratteristiche dei nostri anni, quindi con dei sistemi di isolazione, con tutti i riscaldamenti a pavimento e tutto, una bella cosa. E qui l'esigenza del committente, qual è stata? Il sogno, diciamo, del committente? Il sogno come di tutti i committenti è trovarsi in un ambiente tranquillo, senza problemi, perché la bravura nel chi ristruttura è che sì, quando consegni le chiavi al cliente al momento è tutto bello, però fra un anno, fra 10 anni è ancora così o sorgono dei problemi. Il nostro lavoro è anche quello di dare lungimiranza al sogno del cliente, insomma. Questo tipo di situazione c'è una parte antica che poi andrà ad abbracciarsi con una moderna. Sì. In quali ambiti c'è questo incontro che mi hai spiegato prima? Allora, questa zona qua abbiamo
la struttura portante del solaio di sopra che il cliente vuole tenerla a vista. Quindi è stato pulito le travi, inserito delle travi in ferro portanti di sopra e poi viene tamponato fra i travi con del materiale isolante e cartongesso praticamente. Nei muri, anche le parti di muri, è bello vedere la struttura portante in sasso e viene lavata, lucidata e fugata, insomma, praticamente. Poi c'è anche una parte di affresco nella camera da letto, ecco, ho visto. Parte della camera da letto, il cliente vuole vedere una piccola parte, un metro quadro di roba, e allora viene tirato fuori e messo in evidenza con dei LED e un vetro davanti per vedere, ricordare com'era prima praticamente. Prima, Paolo, abbiamo visitato anche un altro cantiere, sì, a Trento, qui invece siamo a Borgo. Di che tipo di cantiere si trattava? Dunque, a Trento è un cantiere sempre in ristrutturazione, molto diverso da questo, perché là siamo liberi su tutti i lati, cielo, terra, tutto. Facciamo praticamente, non abbiamo l'accortezza di sanare o riguardare la struttura sopra o sotto, e poi per ora lavoriamo sullo strutturale, quindi cementi armati e un verso altro. Quando qua cementi armati ne vengono pochissimi. Qua questo pavimento qua è l'unico pavimento che è stato rinforzato, è stato pulito tutto l'avvolto sotto, pulito, sanato, connettori, rete e messo cemento. Ecco, qua è l'unico posto dove abbiamo messo il cemento armato. E a Trento invece praticamente è una ristrutturazione di consolidamento pesante. Che rapporto hai con tuo figlio? Praticamente i cantieri se li porta avanti lui e basta. Io parto avanti la parte burocratica per ora. Sono tutti i giorni sul cantiere lo stesso, qualche ora qua e là me la faccio. Poi mi piace anche le finiture che sono rimaste indietro, vado a farle io. No, sono parte attiva anch'io nel cantiere comunque. Pensa che ho cominciato praticamente a 15 anni, ecco, sono 50. Passiamo ai conti, ne hai 66, quindi... 50 anni. che vedo Malta, diciamo, come si dice noi qua. Non mi sembri stanco, però. No, assolutamente, non mi pesa assolutamente. Io mi alzo la mattina sempre, devo andare sempre in cantiere, tutte le mattine. E poi, diciamo, è un lavoro che già di suo è sempre diverso, ma è anche un lavoro che anche il mercato stesso dell'edilizia, certo, e i prodotti e i materiali cambiano, le tecniche cambiano. Cambiano mese per mese, cambiano le tecniche, cambiano i materiali. Adesso siamo in un periodo che c'è una grossa richiesta, si fa fatica a trovare, a reperire dei materiali e bisogna organizzarsi. Se io ho in mente di fare un cantiere in settembre o in ottobre, devo già pensare cosa mi serve in quel cantiere e fare scorta, perché siamo a questi livelli qua adesso. No? Dopo 50 anni, Paolo, di esperienza, perché hai voluto diventare maestro artigiano? Allora, all'inizio era, diciamo così, una passione, una sfida, come, perché io non ho mai avuto né il tempo né la possibilità di studiare. Finito le medie ho fatto 2 anni di professionali e poi ho dovuto andare a lavorare, come una volta facevano tutti. Ho detto, adesso siamo alla fine, diciamo, sul viale del tramonto. Non si direbbe, Non si direbbe, vabbè. E proviamo a vedere se sono ancora, mi metto alla prova, se sono ancora in grado di recepire qualcosa. E sono stato contento, ho trovato una bella compagnia, siamo ancora tutti collegati insieme, ci sentiamo. E è stato 2 anni, perché abbiamo fatto 2 anni di
interessanti, mi è piaciuto proprio e non mi è pesato neanche questo comunque. Cosa ti sei portato a casa in particolar modo di valore da questo corso di maestro artigiano? Valore mi ha insegnato prima di tutto a usare il computer. Lo usavo anche prima, ma non come adesso praticamente, anche se mi sono limitato, sono ancora limitato. Un approccio con l'ente pubblico sicuramente, anche con i tecnici, con i progettisti, è cambiato molto, insomma, e con i clienti, e anche con i clienti è cambiato. E allora avanti così, lunga vita agli artigiani, sì. Grazie per il tuo contributo. Formare un ragazzo che intende imparare un mestiere, aiutarlo a realizzare se stesso attraverso il lavoro è una grandissima responsabilità, è una cosa affascinante, impegnativa e di grande responsabilità. Lo si fa tanto più facilmente quanto più si trasmette a questo ragazzo, prima ancora che le nozioni tecniche, alcuni principi fondativi di come un uomo deve interpretare il lavoro. Ecco, in questo senso, nell'interpretazione del lavoro quale espressione delle parti migliori di sé, io trovo, e ho sempre trovato e trovo estremamente attuale, proporre l'artigiano come figura di riferimento. La testa di un artigiano è una testa preziosa, perché è una testa che ha passione per il proprio lavoro, non considera la fatica come un peso, ma affronta la fatica perché è il modo attraverso il quale esprime il meglio di sé. Cura i particolari del proprio lavoro perché lo ama, ha un grande orgoglio di ciò che produce, quindi esso stesso è un testimonial della qualità che ha fatto. E poi trova soluzioni, cioè un artigiano è un problem solving con le gambe che va in giro per il mondo e qualsiasi cosa, al di là del proprio mestiere, qualsiasi cosa davanti, l'approccia con la mentalità concreta di chi vuol trovare una soluzione. Ecco, queste cose sono preziosissime al giorno d'oggi, perché se noi andiamo ad analizzare come negli ultimi 30 anni si sono formate le persone, spesso si è privilegiato una iperspecializzazione molto settoriale a compartimenti stagni senza questi grandi valori aggiunti che un artigiano ha. Quindi io sono per non solo difendere gli artigiani, ma per promuoverli come punto di riferimento per il rilancio dell'Italia in una ripartenza. È chiaro che è un artigiano che non deve essere immaginato come una cosa vecchia, ma come il futuro artigiano. Quando sono arrivato 2 anni e mezzo fa, devo dire che sapevo poco del maestro artigiano. Quando poi venne a conoscenza di questa figura straordinaria inventata in Trentino, capii subito la grande opportunità che avevamo. Chiedo a tutti quanti voi uno scatto in avanti, una opportunità che avete anche voi, che è quella di dimostrare la passione per un lavoro e la dedizione. Quindi, tutti quanti insieme, in un momento di ripartenza ma di grande difficoltà, dimostreremo che la vostra figura è assolutamente importantissima per far sì che in Trentino, oltre a tante altre figure, ci sia questa che possa far sì che le nostre aziende, quando chiamano voi ad operare, siano orgogliosi di chiamare il maestro artigiano. Un saluto a tutti voi maestri artigiani, che avete una grande responsabilità, che è quella di dimostrare che siete dei fenomeni nel vostro lavoro, e quindi un arrivederci a presto a tutti quanti, ma soprattutto forza Trentino.